Sensi unici e targhe alterne contro lo smog ad Avellino. Ieri è scattato il nuovo piano traffico nella zona tra via Tuoro Cappuccini e via Carducci e settimana prossima torneranno le targhe alterne. Un provvedimento che si rende necessario alla luce dei nuovi sforamenti di PM10, specie nell'area di Piazza Kennedy. E proprio per alleggerire il carico di macchine in quell'area va la decisione di invertire il senso di marcia su via Tuoro Cappuccini e istituire il doppio senso a via Carducci. Un cambiamento deciso in poche ore dal comune senza una preventiva comunicazione agli organi di stampa alla cittadinanza, generando caos e malumori tra gli automobilisti. È capitato a mia figlia, ci ha dovuto fare segni che non avevo mandato qui, perché non sapeva. È stato sempre così congestionato questo traffico, qua dalla rotonda girando sempre torno, è stato sempre così. Stazione di pullman, macchine che non si possono fermare vicino ai negozi. La situazione è nel caos, le cose che succedono qua ad Avellino, non ci dobbiamo meravigliare più di tanto. L'hanno fatta sera per la mattina e la gente non sanno niente. Lo sai che non si scende più da qua? Adesso si scende da via Marotta sotto il provveditorato. Non lo sapevo. Via Carducci, il doppio senso. E quella strada non è molto larga. E come si fa il doppio senso? Quindi non dovrebbero parcheggiare più. E da lunedì torna un film già visto, Le targhe alterne, che qualcuno vede come un male necessario. Se ci vogliono delle cose che ben vengano per la salute della gente, poi il resto che possiamo dire? Ci facciamo qualche passo in più a piedi, non è un problema. Ci dobbiamo adeguare, se ci sta la necessità è necessario fare anche le targhe alterne. A me non interessa perché cammino a piedi.